E questo segna il nostro riformismo? Non ha segnato. O sui diritti civili, oppure, e lo dico da presidente di provincia, ultimo esempio, se no parlo troppo, non abbiamo un problema di scelta noi che giustamente abbiamo difeso la teoria brunettiana dei fannulloni, delle, ora non ne parlano più, delle SPA, no? E quindi di dire lo Stato non funziona, non funzionerà mai, facciamo altri pezzi di Stato che funzionano e lo Stato è la bad company, no? E quindi noi abbiamo fatto la nostra battaglia di difesa contro la semplificazione dell'insulto al lavoro dipendente, ma però se ce la vogliamo dire tutta, noi anche qui, c'è un problema di scelta tra uno Stato che deve funzionare e invece non funziona e il rifiuto della liberalizzazione dei servizi. Noi non abbiamo ancora scelto e quindi siamo in parte percepiti come quelli che sono coinvolti del fatto che in Italia lo Stato non funziona e non funziona, perché accanto alla parola diritti che ci deve essere, forse noi dovremmo con la stessa capacità scolpire la parola doveri di chi è coinvolto dentro la pubblica amministrazione nel far funzionare la macchina. E allora, perché questo, e arriva al punto, è una cosa importante? E perché nel momento storico nel quale noi siamo, il costo di questa situazione non è pagato solo dai diretti interessati, cioè da chi è colpito da queste disfunzioni, ma è pagato da tutti. Perché il dramma di avere il 47% del lavoro italiano low cost, cioè precario, non è solo un dramma per colui o colei che si trova dentro questo tunnel senza speranza, ma sta diventando uno dei fattori di crisi del sistema italiano, perché invece l'Italia aveva tra i suoi punti di maggiore forza e competitività una forza da lavoro competitiva nelle sue industrie. Ma se un ragazzo a 30 anni ha cambiato lavoro 5 volte, ma come possiamo chiedergli di investire sul proprio lavoro se il tema è la sopravvivenza? E infatti si sta proponendo anche al nostro paese un tema enorme di qualità della forza lavoro e quindi di scarsa competitività del sistema Italia, sia se vai in albergo e dietro il desk trovi un ragazzetto che sta lì 3 giorni e non sa se il computer si spegne, come garantirti un servizio efficiente se il turismo è uno degli asset di sviluppo, ma sia nelle imprese che presto cominceranno a importare manodopera qualificata perché qua non c'è più. E quindi noi viviamo in una fase nella quale questo comincia a essere un problema per l'Italia. E allora, se apriamo una ricerca, un modo di essere utili è cominciare a mettere i paletti di alcune grandi discriminanti che, se non si pongono con nettezza, alla fine non si affermeranno mai, perché gli attori sociali in campo, anche in questo campo di forze, non lo metteranno mai con questa durezza. E cioè, ad esempio, l'anima, l'orizzonte di una nuova proposta riformista deve essere, primo, quello per costruire la nuova Italia, di una grande riequilibrio e giustizia generazionale, dove senza ricette precostituite, ma ad esempio accanto al Moloch da rispettare dei diritti acquisiti da qualcuno che noi rispettiamo perché non siamo la destra, però si unisca anche il fatto che per quei diritti acquisiti di qualcuno non può neanche esistere, che non esisteranno mai diritti per nessuno, neanche per i nostri pronipoti. E quindi c'è un tema di giustizia generazionale che diventa uno dei fattori di riequilibrio di una nuova fase di sviluppo del nuovo paese, di ricostruzione di un'infrastruttura di inclusione. Se ad esempio si abbassassero, e di molto, gli stipendi dei mega manager pubblici, forse si proporrebbe anche un rinnovamento generazionale agli alti livelli della pubblica amministrazione, mettendo delle energie nuove, fresche. Giustizia generazionale, giustizia sociale, fare nostro come elemento identitario di poter andare a dire nelle piazze: sì, noi siamo quelli che pensano che vada riequilibrata l'eguaglianza in questo paese, che è indecente e non è possibile
che ci sia il divario tra operaio e alcuni manager nella stessa azienda, perché non lo era nel fordismo, che aveva come pilastro anche il tema della ridistribuzione della ricchezza, e noi comunque vogliamo essere quelli che ritornano a una radice dell'essere progressista, democratico, di sinistra, che è quello del porsi un tema di equità nella distribuzione della ricchezza. E questo è un tema che avrà, che ha bisogno di un picchetto politico, perché bisognerà andare in televisione, e anche delle facce che la vadano a difendere, che siano credibili nel momento in cui lo fanno, perché da qui derivano delle politiche economiche. Non si riesce a scrivere una legge finanziaria, e si sta facendo uno sforzo immenso per proporne una, perché non ci sono valori di riferimento in un'idea di paese che deve poi promuovere un'idea di finanziaria. E se noi invece mettiamo dei paletti, poi con più forza immaginiamo una visione di paese. Ecco allora se c'è una missione di un gruppo che si mette in cammino chiara, che è quella di costruire una visione legata ad esempio a queste due grandi opzioni culturali per un paese nuovo. Io penso, e chiudo, che lo strumento partito che si è determinato in questi 3-4 anni, non per volontà di qualcuno, ma nei fatti, non sia funzionale a questa missione. Non ce la fa. Noi, se vogliamo costruire un pensiero nuovo, abbiamo anche bisogno di uno strumento più funzionale alla sfida che abbiamo davanti. Noi volevamo una forza unitaria, pluralista ma unitaria, ma non possiamo negare che in qui il berlusconismo ci è entrato proprio dentro la spina dorsale, con l'ossessione di un leaderismo esasperato del quale conosciamo le prime file, ma se vogliamo essere onesti arriva fino al pianerottolo di tutti i quartieri italiani, con l'ossessione della costruzione della corrente, del gruppo, della sottocorrente, del consigliere municipale, e quindi di una frammentazione e parcellizzazione dell'appartenenza, nella quale il tema, questione morale, Penati, non è la persona, ma è anche il guardarsi un po' intorno in quello che rischiamo di diventare noi, con l'ossessione di un'idea della politica come vicenda per la soddisfazione personale, quindi si scambia tutto, e quindi si vive in una dinamica di pluralismo nel quale la dimensione collettiva non c'è mai, perché si sta meglio nella ricerca della possibilità di arrivare dal punto di vista personale. Allora ci sono cose che non ci siamo mai detti, perché siamo persone per bene e sicuramente l'abbiamo ritenuto superfluo. Però, e non lo dico per le cronache, lo dico perché osservo quello che siamo diventati nel non raccontato, ci sono anche dei valori sullo stare insieme che noi dobbiamo, io penso, se vogliamo aprire questa sfida più unitaria, più solidale, rimettere al centro di un'adesione a un soggetto collettivo. La gestione del potere, per il quale crediamo i voti, deve essere funzionale alla realizzazione del bene comune e non all'accrescimento o addirittura alla ricchezza individuale di chi fa politica. È un punto identitario che non è banale, che non è banale, perché si fa parte di una squadra e si può anche, anzi si deve prendere atto che ci si fa parte perché combatto per un'idea. Ma se noi non ci liberiamo dall'ossessione che faccio parte di una squadra perché qualcosa alla fine mi verrà, noi inevitabilmente saremo uguali agli altri e inevitabilmente non verremo percepiti o vivremo con l'ansia che forse nel comune Pinco Pallo quell'X personaggio è stato coinvolto in un'avventura. Perché? Perché dobbiamo rifondare il motivo del motivo per cui si fa parte di un soggetto collettivo come questo. E quindi un nuovo pluralismo, un nuovo soggetto. Io, ad esempio, in un'intervista ho proposto, se ci sarà un congresso lo riproporrò, non sarebbe male
che se si decidesse, come io penso, di mantenere le primarie nella scelta del leader, si potessero scrivere delle regole nelle quali certo ci sono le primarie per il segretario nazionale, ma si cancellano le liste collegate al leader, perché noi critichiamo il Porcellum, ma poi abbiamo per eleggere i nostri organismi un sistema identico al Porcellum. E allora si faccia una battaglia politica sul leader, sulla sua piattaforma politica, ma poi si scelgano le persone e ci sia anche un po' più di libertà. Se io voto un candidato, posso poi dopo un mese, se non mi convince, senza nessun dramma, dirlo, e quindi avere un luogo plurale nel quale non voglio essere sempre d'accordo con tutti, ma non voglio neanche essere giudicato per la fedeltà e il baciamano al capo corrente di turno. Perché questo è il cancro che ci ha reso un arcipelago di identità. E noi che vogliamo ricostruire l'Italia, anche a partire dal merito della classe dirigente, di chi, come abbiamo detto, dovrà fare il ministro, il sottosegretario, se noi non cominciamo a reintrodurre un criterio meritocratico nella selezione della classe dirigente del partito, non saremo mai credibili a dire che quando vinceremo noi metteremo i migliori a fare i ministri. E non sono punti marginali, sono modi di chi in autonomia sceglie il pluralismo, ma dopo anni ha il coraggio di alzare la pentola, vedere quello che non ha funzionato e senza demagogia di costruire un nuovo soggetto collettivo, perché se no vincono quelli che dicono che tanto i soggetti collettivi non servono, non ci saranno mai e sono meglio le scelte individuali. E se io invece vedo le piazze che hanno riempito le giornate del referendum, le giornate di Milano, anche quello di Napoli, quei ragazzi che da soli, altro che correnti, con un Facebook hanno costruito quel movimento, leggo due grandi parzialità. La parzialità di un rischio di un movimentismo che esprime delle tendenze, ma che non deve essere e non può essere la soluzione, ma dall'altro anche un partito che di fronte a questa disponibilità a fare qualcosa non riesce ad aprirsi, non riesce a capirlo. Perché? Perché poi la selezione interna passa per altri meccanismi. E allora, a proposito di democrazia e di rafforzamento della democrazia italiana, noi abbiamo anche il dovere di essere coloro che, rimettendosi in gioco e avendo meno paure di dare fastidio, dicono: guardate che anche le regole per lo stare insieme come soggetto collettivo le dobbiamo riscrivere, perché sono servite in una fase storica per rincontrarci, per unirci, ma rischiano, se non accade qualcosa, inevitabilmente di lasciarci divisi in tante piccole identità. Questo andrà bene per qualcuno per fare carriera, ma non va bene per cambiare l'Italia.